Ciao ragazzi, io sono Falcone e oggi sono qua con un nuovo video dedicato a The Division per provare con voi un nuovo personaggio fra quelli che ci mancano. E oggi vorrei concentrarmi su una classe che non conosco proprio benissimissimo, però conto di fare un buon risultato perché vorrei provare il tanto chiacchierato Kensei. Personaggio che può essere veramente letale se usato con le opportune abilità, e personaggio che però appunto richiede una certa padronanza. Non è il classico eroe sempliciotto, accessibile alla portata di chiunque, richiede un pochino di studio pregresso prima di lanciarsi in azione. Io ho fatto veramente poco, devo dire la verità, per cui credo che prenderò una ricca sveglia, però volevo comunque provarci, lo vorrei fare con un 4 contro 4, eliminazione che secondo me si addice bene a questo tipo di eroe, per cui aspettiamo, sperando che non ci voglia chissà quanto per partire, e preghiamo che vada per il meglio. Allora, miracolosamente ci è voluto meno di un quarto d'ora, per cui sono pronto all'azione e proviamo questo Kensei. Allora, prepariamoci. Che ci hanno messo davanti adesso? Oh, che meraviglia! Allora, niente, questo a caccia di potenziamenti o di amici? Di potenziamenti, bene. Vieni qua. Niente. Oh, santo cielo. Chissà se prima o poi troveremo un gioco in cui non ci sono problemi di connessione. Che poi io mi chiedo, ma che senso ci avrà fare un gioco esclusivamente multiplayer se poi i server non tengono? Questi sono i grandi misteri del mondo moderno. Ma vabbè, riproviamoci. Allora, riuscirà il nostro eroe a concludere una partita senza disconnessioni? Lo scopriremo a breve. No, uno è già crollato, ottimo. Bene, ho preso un potenziamento a quanto pare. Il tizio aveva voglia di morire in maniera rapida. Va bene. Allora. Mamma mia, il delirio. Vabbè, intanto vado a prendermi pure quest'altro potenziamento, visto che è qui solo soletto. Aia. Calma, calma. Dai, che sei andato, su! No! Calma! Sono veramente un cretino, ce l'avevo in mano la partita e me la sono buttata proprio nella maniera peggiore possibile. Niente, vabbè. Sono stato veramente un cretino qua. Potevo fare di tutto, gliel'ho regalata. Veramente regalata. Per non cambiare guardia, diciamo, e continuare a battere sempre sullo stesso punto. Ah, abbiamo vinto, meno male. Continuare a battere sempre sullo stesso punto, sperando che lui cambiasse la posizione della sua guardia, gliel'ho regalata. Vabbè, comunque. Intanto un round l'abbiamo portato via. Allora, sempre lui c'ho vicino poi. Ma perché scappi? Siamo uno davanti all'altro. Perché questa fuga? Buffone di corte. Niente, vabbè. Ah, che amarezza, ma io questo gioco per fortuna riesco a prenderlo con il sorriso quando succedono queste cose, ma veramente. Ma che modo è di giocare? Cioè, io capisco che abbiamo parlato tante volte poi del discorso che alla fine vale tutto. Però veramente, ma vi immaginate una battaglia reale fra due persone con una che corre in stile Benny Hill verso un burrone, ci corricchia intorno e per poi buttare giù quello che lo sta caricando? Cioè, dai, veramente improponibile. Il nostro razziatore sta facendo delirio, ma mi sa che contro due Kensei c'ha veramente poco da potersi inventare. Cavolo, l'hanno vinta.
Complimenti, ragazzi. Ci è capitata una gran bella squadra, devo dire. Compensa ampiamente per le mancanze di tutti, comprese le mie, sto tizio. Terzo round. Poi sempre davanti a sto buffone mi metto, no? Aie. Oh, hai finito. Bene, ok. E uno, ce lo siamo levato. Poi. Ah, fermi tutti. Potenziamento scudo. Vabbè, siamo su 4-1. Mi sa che è bella che è andata. Sì, infatti. Cavolo, su. Un bel 4-0 in questo terzo round. Devo dire che si sono abbastanza arresi i tizi. Nonostante avessimo un bot. E non è andata malaccio, devo dire, eh. Non è andata affatto male. Bene, detto ciò, io manderei a fare una bella mischia, come poi sempre facciamo. Sto 4-4-4 non è male, ma il problema è che non è, cioè, nulla di questo gioco è oggettivamente male, anzi, a me piace tantissimo e ci sto continuando a giocare proprio per quello. Il problema di fondo è che c'ha una gestione del matchmaking veramente detestabile, una tenuta dei server veramente insignificante. Che rende un po' tutto il ritmo delle partite, delle sessioni che uno ci fa, non proprio piacevolissimo, perché io, per quanto faccia tanti tagli, vi posso assicurare che fra una partita e l'altra passano almeno 5 minuti, per cui questo magari uno c'ha, che ne so, mezz'ora libera al volo, per cui voglio farmi una partitina a qualcosa, metti su For Honor, tempo che hai caricato una partita e che ne hai trovata una stabile e te ne devi andare, per cui questo insomma depone un pochino a sfavore delle partite rapide. Primo round. Oh, allora. La mischia è stata abbastanza rapida. Allora, scontro fra samurai, così vediamo anche le abilità vere e proprie del Kensei, visto che insomma quel deathmatch non è che abbia dimostrato granché, obiettivamente. Troppo caotico, troppo rapido. Troppe poche occasioni di approfondire le mosse. Ah. Vabbè. Sta gonfiando. Mi ha gonfiato. Io non ho capito praticamente nulla di ciò che è accaduto. Si vede che ci ho giocato poco con Kensei, decisamente. Che cosa stanno facendo? Ma che cosa fa... Niente, vabbè, sta prendendo una pessima piega. Ah, sta venendo a salvarmi? Ma non farà mai in tempo. O forse sì, non lo so. Sì! I'm back! Vabbè, oh. Ragazzi, abbiamo voluto fare la cosa. Abbiamo detto che vale tutto. Allora vale tutto, forse. Va bene. Oggi giochiamo da infami, forza, facciamo questo esperimento sociale con un col tizio che sta in piena crisi ormonale, il mio compagno di squadra, bene. Allora, capite perché io non riesco a staccarmi da questo gioco nonostante evidenti problemi di server? Credessimo io. No! No! Niente, oh! E vai di sotto, su! Da momento giochiamo da infami oggi. Giochiamo da infami, sennò... Momento, esperimento sociale, facciamo questo esperimento sociale. Dai, dai, che ce la fai. Anche tu, anche tu! T'aspetta! No! Ci sono rimasto malissimo!
Vabbè, tanto l'abbiamo portata via lo stesso. Sarebbe stato bellissimo lanciargli appresso anche lui. Ok, la partita in cui io sono oggettivamente più scarso sta andando di un bene improponibile. Proprio la fortuna sfacciata del principiante. Sto portando a casa uccisioni senza neanche capirne il perché. Vieni, vieni, samurai. Non andare via. Ma perché vai via? La tengo! Sì! No! Sì, la tengo! Per qualche arcano motivo sto tenendo! Dammi l'altro! Vai, arrivederci! No, ma perché non cade questo? No, veramente ho rosicato tantissimo qua. Due volte che sognavo di farlo volare dall'altura, ma non c'è stato verso. Qua mi sa che c'è poco da infatti. Qua c'era veramente poco da fare. Comunque dai, 2-1 oggettivamente meritatissimo da parte loro, cioè stanno dominando da quando è iniziata la mischia e noi per qualche arcano motivo che sfugge all'umana comprensione siamo sul 2-1, per cui c'è veramente poco di cui lamentarsi anche se dovessimo perderla. Perché vai via? Non andare via! Niente, vabbè. Alzo le mani, non posso di niente. Ha giocato da buon infame. Ha fatto finta di fuggire per poi approfittarsi di me come fossi una dolce donzella. Non gli fa svegliare l'amico però, se no, niente. Il berserker furbacchione ci abbiamo. Adesso ci giochiamo tutto sul 2-2 che è amarissimo se la perdiamo, perché ci meriteremo le prese in giro se la perdiamo sul 2. Da 2-0 al 3-2 sarebbe veramente amarissima. Allora, dai. Oh, su, che l'abbiamo chiusa bene. No, amarissimo. Sì. Bello. Ok. Bene. Sì, magari farlo da un'altra parte, no, addosso a me, sto lavoro, perché a me... No, ma non lo fare addosso a me, grazie, sono contento pure di aver vinto, ma rimango delle mie posizioni, ecco. Comunque, ragazzi, direi che questo video penso sia un po' il più nonsense che è venuto fuori da quando abbiamo cominciato a fare sta roba su For Honor, sia, insomma, si possa concludere anche qua, prima che al mio compagno di squadra vengano idee poco simpatiche. Per cui, niente, io direi che ci possiamo salutare per il momento. Vi invito a farmi sapere che ne pensate del Kensei, sebbene non si sia visto granché, perché insomma è stato un po' una sorta di video infamissimo fatto ai danni di gente che purtroppo mi manderà le peggio maledizioni, credo, in questo momento. Per cui niente, noi ci vediamo a brevissimo con un nuovo video che vi anticipo sarà sulla pacificatrice. Detto questo, alla prossima, ciao ragazzi.